Eccoci qua. Per soffrire insieme, da solo, oggi, Inter-Genoa, senza Andrea, ma forse viene il mio cugino, un milanista, viene a vedersi, magari viene nel percorso della partita, non so in quale momento viene. Più largo, da solo, ma mi sta chiamando, scusatemi, si chiama mia zia. La zia. Ehi, ciao la zia, ciao, buonasera. L'esordio di Esposito da titolare. Secondo me segna. Oltretutto Esposito è un mio fan. Esposito ha gusti abbastanza decenti, voglio. Sto un po' atteggiando in questo momento. Vabbè, però. Ultimamente ho fatto tre reaction e tre reaction l'Inter non ha vinto manca una partita. Speriamo che questa sia la volta buona, perché se l'Inter perde io non l'avrei messa questa reaction. Quindi se l'Inter vince l'ho messa. Ma vaffanculo, va vestino! Ma come cazzo fai? Quattro cristiani tutti lì. Ma. Ma come ti ricordi, Nivesino? Ma vai a cagare. Io non lo so, questo è ancora nell'Inter. A cagare Lukaku. Quando fa le cose per. Non lo so. A volte è altruista al 100% e a volte fa un fenomeno. Sì, forte, però. Non è così Messi, voglio. Ragazzi. Una partita di davvero là. L'Inter sta. Porca puttana Eva, Madonna Meradu! Ma tu sei nell'Inter, fateli fare sti gol! Porca miseria, cosa. Ma che parata hai fatto? Nella tua vita non l'avrei. Una cosa buona, una volta che Gagliardini fa una cosa buona, un bello stacco. È arrivato mio cugino. Prego, venga, venga. Il microfono subito. Vai, vai, vai. Romelu! Romelu! 1-0! Porti fortuna, Guaglio! Vai, andiamo! La prossima volta non vengo io. Vai! Porca miseria! Vai, appoggia, guarda Gagliardini. Roberto! Gagliardini! 2-0! È facile! Dopo due minuti, dopo due Cioè, tu minuti. porti proprio fortuna, Valle. Tu devi vedere le partite in 2 minuti, 2 gol. Sì, Poesia! venga a vedere proprio l'Inter poi. No, io milanista, Ma voi giustamente. state inguaiati, di un po' il calcio spa champagne, qua. Contro Genova. 2-0, facile, facile. Guarda quel. Chi si è messo in mezzo Lukaku? Ma Sì. li morta da mamma, cosa ti metti in mezzo a fare? Porca Lo miseria. sapevi, faceva anche il portiere. Bello proprio. Capace che entrava pure con la palla. Cioè, tra tutti i giocatori dell'Inter, quello che mi fa più cagare è Vecino. No, guarda, non nominare il Vecino che proprio lo odio. Ti giuro, mamma mia. Stai inguaiate proprio. Mamma mia, ah, Lukaku è forte, bravo. Ma a volte vuole fare CR7, ma non riesce col fisico che No, c'ha, è troppo no. grosso. Mamma mia, Romelu, fai sempre ste cose, annanza la Ma porta, tu, Romelu, quel passaggio? ma è un porco! A volte veramente ci mette 3 ore per guardare quest'altro, vuole fare Maradona. Vedi accanto, mamma. Oh. Maradona, Ruel, Maradona. Ma dai, ha tirato in Ma no, ma fondo. io, ma anche sempre, fa sempre queste cose. Annanza, usa la potenza. Oh! Porca che piazzala quando ti trovi in quelle Ah condizioni. no, gli ha sparato in In faccia faccia proprio. gliel'ha tirato, puro porco. E da Oh, quell'altro, se sì, vabbò. Chi capinamonti. Sì, comunque Romelu a volte veramente fa delle cose. Boh, io non lo so. Quel gol di testa. Hai visto? Hai detto pure caressa. Sebastiano. Ma sì, Sebastiano. Sì, mamma mia! Uno dei tanti! Grande! Sono proprio contento! Sono proprio contento! Vabbè.
Se lo merita. Vabbè. Stai piangendo? Vabbè, sicuramente. Comunque è incredibile che io guardo l'Inter, deve segnare, cioè fa 3 gol. Guardo il Milan, ne prende 3, capito? Mamma mia! Ma che cosa ha fatto? Ha spaccato la porta! Mamma me! Porca puttana! Spaccato pampa! È a posto, ma basta. Niente, basta. Io non volevo guardare più l'Inter. Ti ha spaccato. Minchia. Ma gli ha tirato la bomba da. Allora qua. E vabbè, Candreva. Candreva c'era 7 stasera. Vuole tornare su piede forte, vai più spazio a destra, torna sul sinistro, poi. Forte Lukaku. Ma Lazaro deve andare a cagare e trovare un altro parrucchiere, cocchiere ricciolino da Atena. Ma cacca tu fischietto, allio. Guarda là. Ma chi sei? Ma qua. Guarda, fra Lazaro e Vecino io non so chi più. Guarda, mi dice capito Gali. Gali de austriaco, come cazzo. Finita. 4-0. Siamo ancora pari punti con la Juve. Quindi fare la reaction non porta sfiga, capo? La gente sta iniziando a pensare che ero io che portavo Scaroni all'Inter. Ha vinto nonostante io ho fatto la reaction. E i goofy. Saluta. Ecco qua, poi c'è un milanista con me. Adesso guarderò la partita domani del Milan e ne prende 4. Sicuro. L'Inter è ancora lì, Leo. È ancora lì.